Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non ci vediamo in un video. Volevo suggerirvi una piacevole lettura per quanti fortunati sono ancora sulla spiaggia al mare. E la lettura si tratta di uno studio di EDRI, che è una rete di associazioni, su TTIP, che era uscita inizialmente in inglese e che ho fatto tradurre in italiano, che potete scaricare gratis dal link che trovate nel post, anche sul tablet se preferite, o altrimenti lo potete stampare. Perché TTIP? Perché in questo momento in realtà si stanno facendo le contrattazioni più importanti, però sui media italiani sembra che l'argomento TTIP sia scomparso, e invece è proprio in questo momento che non dobbiamo abbassare la guardia. Un'altra cosa interessante del Parlamento europeo, sempre per quanto riguarda la nostra attività legislativa, è che molte votazioni sono consultabili, cioè sono registrate, e voi potete sapere esattamente chi si ha votato contro o a favore di determinati emendamenti. Per quanto riguarda per esempio il TTIP, nessuno in questi mesi, dopo la votazione che c'è stata a Strasburgo, vi ha raccontato più niente su come sono andate queste votazioni. È invece interessante anche capire se effettivamente i deputati italiani, che sicuramente avete visto su tutti i palinsesti televisivi quest'estate, si sono effettivamente schierati a favore del nostro paese e degli interessi degli italiani. E quindi vi invito anche a quest'altra lettura, che è un po' più tecnica, però non vi dovete scoraggiare. È vero che sono tantissime pagine, noi però stiamo cercando di fare un lavoro di analisi per semplificare, anzi chi ci voglia aiutare è il benvenuto, in modo da far vedere chi ha votato come. Per esempio ci sono degli emendamenti anche molto semplici che ci riguardano tutti, per esempio quello che riguarda gli OGM, quello che riguarda il divieto di importare animali clonati, e vedrete, avete delle bellissime sorprese, perché vedrete che ci sono deputati che in televisione vanno a dire che sono contro il TTIP, che invece hanno votato e non hanno messo la faccia contro queste schifezze. Quindi mi raccomando, è un argomento importante, perché veramente cambierà la vita delle prossime generazioni, e quindi non dobbiamo assolutamente farlo mai cadere nel dimenticatoio. Mi raccomando, fate informazione soprattutto con i vostri vicini di ombrelloni.